Amici cari di YouTube, buonasera dal vostro Lino Juventus. Apro questo video dicendo che io ogni giorno che passa sono orgogliosamente fiero di non essere un interista di merda, di non avere quel brutto virus di essere interista. Quindi io ringrazio ogni giorno che metto il piede a terra, nasco e dico fortunatamente non sono un interista di merda. Vedere questi interisti che vengono a prendere in giro gli juventini, che abbiamo 38 scudetti e il 19° scudetto, che tra l'altro sono 18, perché loro ci mettono pure il cartone, perché loro quello sono. Loro sono una squadra di cartoni, loro sono i cartoni animati. Ci mettono in mezzo con lo scudetto là, si mandano di vincere questo 19° scudetto che al 99% arriverà, può arrivare anche già domani se l'Atalanta non batte il Sassuolo. E beh, fanno un patto di ironiche e sfottò a noi che il 19° scudetto lo abbiamo vinto 40 anni fa. Questi sono i tifosi dell'Inter, ma io piuttosto se non ero juventino, ma mi dedicavo a un altro sport, ma mai e poi mai, ma io pure se dovrei vincere una schedina che mi porta 50.000 euro e mi manca l'uno dell'Inter, col cazzo io li rifiuto questi 50.000 euro, io per quelle merda il tifo non lo farò mai, 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 mai. E li vedo molto gasati, molto pombati, qualche anno fa Marotta era una merda, Conte era uno scommettitore. Di tutto di più ce l'hanno detto sui nostri giocatori e non dimentichiamo che in passato hanno preso Asamoah, poi hanno preso Vidal, che Vidal era uno che si ubriacava, all'improvviso era diventato il fenomeno. Questo è l'Inter che per vincere uno scudetto di merda, tra l'altro come loro dicono il 19°, guarda caso nell'anno del Covid-19, questo conferma che gli interisti poi sono un virus, non è che questo è un virus, questi qua fanno solo danni, questi sono lo schifo del calcio italiano. Quindi si mandano di sto scudetto di merda, ma prendetevelo, perché adesso vincete sto scudetto, mo se ne parla tra 30 anni, perché quest'anno non l'avete vinto voi, non l'avete vinto voi perché voi pensate di aver fatto il bel gioco, avete strameritato, no, voi l'avete vinto perché avete avuto una Juve che quest'anno ha buttato un anno nel cesso, perché la Juve quest'anno ha preso l'anno e l'ha buttato nel cesso, buttato punti a destra e a sinistra, in modo scandaloso. Il Milan è arrivato a un certo punto della stagione, purtroppo non ha retto perché non aveva l'esperienza dei calciatori giusti per andare avanti, e voi vi siete trovati una squadra di merda che in Coppa Campione ha fatto zero, uscita all'ultimo posto. Si può dire che avete fatto zero in Coppa Campione perché siete usciti all'ultimo posto, quindi state facendo i fenomeni in Italia, avete vinto lo scudetto perché? Perché avete vinto questo scudetto? E quanti episodi a favore avete avuto quest'anno? Fine domenica scorsa un gol da regolare annullato al Verona, 2 domeniche fa il gol del 2-1 sul Sassuolo, nasce su un fallo nell'area di rigore dell'Inter perché era rigore netto del Sassuolo e lì nemmeno il VAR è intervenuto. Quindi quest'anno l'hanno fatto e si è deciso da settembre che lo dovevate vincere voi e si è visto in tutti gli aiutini che avete avuto quest'anno. Quindi prendete questo scudetto del cazzo, che noi il 19° lo abbiamo vinto 40 anni fa. Noi stiamo per mettere la quarta stella, voi state ancora che dovete mettere la seconda, quindi se volete festeggiare il suo scudetto, festeggiate, mettetevi le mascherine perché siamo in una pandemia, siete così sfortunati che nemmeno lo potete festeggiare come vorreste sto scudetto qua. Quindi festeggiate sto misero scudetto, che voi se ne parla tra 20 anni, siete sicuri che il prossimo anno Marotta, Conte rimangono? Io prevedo un terremoto nella società Inter quest'estate. Tu mi direi, pensa a te, pensa ad andare in giro. A me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente, perché la Juventus è sempre rinata, sempre, a differenza vostra che avete camminato nelle tenebre per 20, 30, 40 anni. Quindi, godetevi il suo scudetto di merda, ma tutti potete andare a prendere in giro, ma non a chi ne ha 38, non a chi sta per mettere la quarta stella. Siete proprio degli illusi di merda. Interista diventi pazzo perché all'Inter non vinci un cazzo. Quest'anno ha vinto il suo scudetto. Festeggia, via. Mo se ne parla tra 50 anni. Merda siete e merda resterete.